Questa mattina la Regione Liguria ha presentato i dati relativi al 2011 delle emergenze e delle urgenze, le chiamate al 118 e il numero dei cittadini che si sono presentati nei pronto soccorsi. Beh, sono dati sicuramente che colpiscono. 960.000 le chiamate che sono arrivate al 118 Ligure, quindi insomma quasi un milione. Per quanto riguarda poi i pronto soccorsi, siamo a 673.299 cittadini che si sono presentati in ospedale. Praticamente un Ligure su due ha chiamato o il 118 si è presentato in media al pronto soccorso. Un dato però che viene letto in maniera positiva è la diminuzione, seppur non enorme, di codici bianchi e codici verdi. Bene, questa mattina abbiamo commentato questi dati proprio in Regione. Ci sono due tipi di affollamento nelle strutture dell'emergenza, quello legato ai pazienti già ricoverati che attendono il posto letto nei reparti e su questo all'interno delle strutture si stanno facendo degli interventi estremamente importanti con risultati già significativi. Dall'altro l'affollamento delle sale di pronto soccorso e quindi di una domanda anche a minor complessità. Su questo secondo tema, su questo secondo versante occorre intervenire in accordo e in coordinamento col territorio per poter cercare di diversificare le possibilità di risposta allo stesso tipo di domanda. Bene, Renato Santucci, rappresentante sindacale per il San Martino del Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri, ma anche dirigente medico del Dipartimento d'Emergenza del San Martino. Come legge questi dati, questa lieve diminuzione di codici bianchi e codici verdi? È una buona notizia oppure è statisticamente irrilevante? Stiamo parlando del 3% circa. È una notizia poco rilevante, vuoi per la fortuna che abbiamo avuto in questa stagione invernale, che tutto sommato non è stata così fredda e rigida come in altre annate e quindi siamo stati graziati dal picco dell'influenza, questo è indubbio. Però prima di entrare strettamente in questo discorso, permettetemi di ringraziare il dottor Bonanni che sul vostro sito, cito testualmente, ha detto che la professionalità degli operatori sanitari della Liguria è altissima. E questo è un riconoscimento che va dato a tutto il personale, da quello tecnico ausiliario a quello infermieristico, a quello medico, che opera costantemente a servizio del cittadino, non dimenticando che oggi abbiamo un camice e domani anche noi avremo un pigiama. Questo è un dato assolutamente essenziale. Quello che noi paghiamo in termini di accesso al pronto soccorso oggi è il distacco di quella che è la medicina di famiglia di una volta, dove il medico di base, chiamiamolo con i vari termini che sono stati utilizzati nel corso degli anni con la riforma sanitaria, ha perso dall'essere il profondo conoscitore del paziente in tutti i suoi aspetti a un mero e spesso purtroppo semplice erogatore di richieste di prestazioni specialistiche. Posso fare una domanda? Certo. Quegli 85.000 che codici bianchi del 2011, un tempo sarebbero stati andati tutti dal medico di famiglia? Assolutamente. Non dovrebbero andare al pronto soccorso? Gli ospedali liguri, ma gli italiani in genere, soffrono di questo problema dei codici bianchi. Bisogna trovare una risposta a queste non emergenze fuori dall'ambito ospedaliero. Diceva giustamente l'ingegnere che la sanità italiana è spesso ospedalocentrica, ma perché il paziente, non trovando conforto in altre situazioni, ti dice: dottore, mi ricoveri, mi faccio una TAC. Avessimo la famosa macchinetta del dottor McCoy di Star Trek, probabilmente sarebbe tutto più semplice. La medicina è ancora una piccola scienza e tanta arte, tanto colloquio col paziente, tanta necessità di spiegare al paziente che alle volte certi sintomi non rappresentano un problema. Poi la mala sanità fa molta notizia, è molto pratico, molto comodo scaricare su realtà complesse come sono i pronto soccorso, dove un professionista, per quanto allenato ed addestrato, si trova di fronte a una persona che assolutamente non conosce e quindi, non avendo il dolorimetro, non sa dire sta simulando, sta ingigantendo oppure no, mi riduce un problema maggiore. Non conosce anche la storia clinica del paziente. Assolutamente. Abbiamo una telefonata in linea, però prima Tiziana ti chiederei di far vedere il sondaggio, perché noi abbiamo, insomma, oggi la regione, posso dirlo un po' in maniera brutale, c'era un'aria abbastanza trionfalistica questa mattina in regione, meno codici bianchi, meno codici verdi, evviva! E allora noi vi abbiamo chiesto, la regione dice meno accessi e pronto soccorsi, è davvero così secondo voi?
Hanno risposto no il 18%, sì il 36%, ma il 45% di voi, di quelli che hanno votato sul nostro sito internet, ha risposto sono aumentati. Quindi la percezione che le persone hanno in realtà non è così. Sarà forse colpa di questa emergenza pronto soccorsi dei giornalisti? No, dei giornalisti assolutamente no. Noi tiriamo una emergenza cronica da oltre 20 anni. In Liguria in particolare non abbiamo una programmazione sanitaria strutturata e organica. Purtroppo questo va detto, è retaggio del passato, ce lo portiamo dietro. Però guardate che anche 10 anni fa si facevano le code in pronto soccorso. C'era forse un pochettino più di rassegnazione, c'era forse un po' più di umanità da entrambi i lati della situazione. Questa è una cosa che Bonanni questa mattina ha sottolineato molto. Assolutamente, molto importante. L'attenzione. Molto importante. Noi ci troviamo di fronte a personale tirato, ci sono colleghi che fanno 12, 13, 14 giorni di lavoro consecutivo e arrivano a lavorare oltre 200 ore al mese. Questo, lavorando su esseri umani, è un problema. Ripartiremo da qui. Telefonate in linea, buonasera al nostro telespettatore. Buonasera, sono una cittadina di Pegli, del Comitato Martinez. Volevo fare una semplice domanda. Com'è possibile chiamare di sospensione della realizzazione della piastra se nel frattempo il luogo fisico dove la piastra deve essere fatta viene venduto? Grazie, arrivederci. Viene venduto quel luogo dove deve essere fatta la piastra? Ma allora, non mi risulta che la parte, il terreno dove dovrebbe essere costruita la piastra sia stato cartolarizzato. Stiamo parlando comunque, di quello, scusi se interrompo, di fronte a fianco alla... Al di là delle sfasciature del, sì. Cos'è, un meccanico? Sì, non mi risulta. E comunque questa operazione di cartolarizzazione non verrà messa in atto fino alla fine del 2014, quindi io prendo atto di quello che l'assessore ha detto al municipio alcuni giorni fa. Possiamo fare un passo avanti, perché lei giustamente dice la regione ci chiede una cosa e quello dobbiamo fare, però quello che chi ci ascolta forse in questo momento non capisce, e almeno io non capisco, è fino al 2014 non si vende. Dopo cosa succede? Si vende e nel frattempo però non c'è null'altro per sostituire quella struttura. Lo vogliamo dire apertamente? C'è questo rischio? Allora, il presidente ha chiarito. Intorno. No, no, cioè i fatti sono anche. I fatti sono anche. Sì, però i fatti sono anche che. Di anno in anno le situazioni si sono anche molto modificate. Il Presidente ci ha spiegato come lo Stato dal 2009 in poi non abbia più concesso fondi per gli investimenti e quindi questa cosa è stata un colpo non da poco. Non cadiamo nell'equivoco, per anni la Regione Liguria ha goduto di un fondo aggiuntivo, il cosiddetto fondino per la età avanzata tipica della popolazione ligure e non è successo niente, è questo l'aspetto drammatico. La Regione Liguria non ha programmazione sanitaria da anni, oggi noi ci troviamo a raschiare il fondo del barile come personale, come attrezzature, come strutture ospedaliere, con tutti i vincoli di belle arti, leggevo l'altro giorno che al Galliera 20.000 euro per una finestra, ma non lo puoi toccare il Galliera, è una struttura che è intoccabile, fossimo negli Stati Uniti l'ospedale dopo 20 anni viene buttato giù e ricostruito, ma con i tempi americani, non che ci mettono 20 anni nel frattempo a costruirlo. Quindi, però io volevo precisare che il fondo a cui fa riferimento il collega è un fondo di gestione ordinaria, il fondo per in conto capitale, così come si definisce, è quello destinato alle strutture. Questo però, è dal 2009 allora, lo Stato. Ovviamente la questione della programmazione. Non solo, ma... Prego. Voglio dire, non voglio difendere io la giunta regionale o la regione, ma insomma un piano in questi anni lo ha anche predisposto, vuol dire nel 2008 è stato fatto un piano sanitario regionale che aveva tra l'altro delle indicazioni molto precise che andava proprio anche verso l'apertura al territorio di servizi. Poi
una situazione contingente che è stata determinata anche da un precedente buco che si era determinato nelle finanze regionali, perché altrimenti anche qua nessuno vuole fare la storia, ma insomma abbiamo ereditato un buco non indifferente sulla sanità e quindi da quello si è partiti e si era fatto anche un piano di razionalizzazione. Dopodiché una serie di tagli lineari, questi sì fatti a livello nazionale, hanno determinato una condizione di rivisitazione di quella, di quel piano, cosa che purtroppo è stata fatta ed è stata fatta, almeno a nostro avviso, in malo modo, proprio perché si è proceduto a tagli lineari anche qua, rispecchiando né più né meno quella che è la politica nazionale. E quindi arrivando a questa situazione per cui per dare risorse si deve vendere, per vendere si devono chiudere ulteriori servizi e quindi è un giro che a oggi non vede soluzione se continua in questo modo. Quindi bisognerebbe, vendere. Ma molte volte non solo la soluzione più semplice, ma se il piano c'era non abbiamo saputo spendere o forse non abbiamo speso bene, professor Ciglieri? Beh, è questo un punto veramente... Come dire, che perché parla, così che se il piano è stato fatto il cittadino della casa dice allora di che cosa mi state parlando? Faccio un discorso, però in questi giorni qualcuno ha anche detto che insomma se in questi anni si sono tagliati 300 milioni nel bilancio e oggi ci troviamo così, vuol dire che insomma un po' di spese che venivano fatte male c'erano, perché altrimenti non si spiega come anche lì con una cura da cavallo di questo tipo il malato sia comunque ancora in piedi. Certo. Quindi è fuori di dubbio. Beh, se ne discuteva in questi giorni sempre, mi dispiace con la dottoressa, ma insomma sulla questione di Quarto sono stati spesi 4 milioni di euro per ristrutturare quella struttura e a oggi ci troviamo a venderla. Un milione e quattro. Quindi l'operazione San Martino East è di oggi almeno la notizia che si spenderanno dei soldi per favorire l'operazione di integrazione tra East e San Martino. Quando invece non era stato. Cioè, molte volte abbiamo della difficoltà a capire appunto la regione che cosa realmente vuole realizzare dai tagli che opera, perché tutte le operazioni che sono state fatte, la cessione di Voltri all'Evangelico doveva portare un risparmio, l'operazione East San Martino doveva portare un risparmio. Sembra che manchi oggi una progettualità, ecco, vista si vive un po' la giornata, però la questione della programmazione degli investimenti è molto interessante. Diciamo che nell'articolo 20... Ex articolo 20, a leggere. Ex articolo 20, che come diceva il mio studente, dice ex perché non c'è più. Esatto. Non è proprio così. Allora, ex articolo 20, perché c'è sulla base dell'articolo 20, della finanziaria 88, stanziava 30.000 miliardi, che se non erro sono 15 miliardi di euro, per il rifacimento del patrimonio tecnologico ospedaliero. No. Allora, al 2000 neanche la metà di questi denari erano stati spesi. Allora, quando si dice, oggi purtroppo temo che sia quasi vero ormai, ma diciamo che quando in passato si è detto che non c'erano soldi, era un'enorme bugia. I soldi c'erano, c'era e c'è stata, e temo ci sia ancora, un'enorme incapacità di spendere. Perché spendere è un processo che deve rispettare una serie di passaggi. In parole povere, l'autorizzazione alla spesa per quanto riguarda gli investimenti, sottolineo, venivano date sulla base di una progettazione. Certo. Io ho lavorato nella giunta Biasotti con l'assessorato alla sanità, giravo la Liguria e tutti quanti dicevano ma sì, ma dai, insomma, cioè, la programmazione, signori, esiste. Allora, c'è stata una grandissima incapacità di spesa. I fondi di questo articolo 20 qualcuno li ha presi. Nel Martinez c'erano, erano lì, erano quelli lì, se li sono presi. Ci fermiamo per una breve interruzione, torniamo tra poco anche per capire meglio alcuni di questi dati che sono stati presentati questa mattina e che riguardano i codici rossi.